Davide Mottola, responsabile del Diving Club Nautilus a Marina degli Aregai. Nel 2006, insieme a Gigi Borghi, hai scoperto il relitto romano. Qual è stata la vostra emozione quando lo avete? Sicuramente incredibile, perché tutta la vita abbiamo un po' fatto sempre ricerca e abbiamo trovato praticamente quasi niente. Riuscire ad arrivare in un relitto di oltre 2000 anni, fermo nel mare, così intonso, diciamo così, sicuramente ha dato un'emozione enorme. Subito sembravano cannoni e invece erano tutte le bocche delle anfore, davvero davvero affascinante. Qual è stata la prima cosa che avete fatto dopo averlo scoperto? La prima cosa è fare subito un video, perché ovviamente dovevamo documentare questa super scoperta, e dopodiché chiaramente denunciarla per cercare di creare un nuovo punto di immersione e poter portare poi tutti i subacquei. Purtroppo e per fortuna è una profondità di 58 metri, quindi non proprio tutti ci possono andare, però comunque questo forse è anche quello che l'ha lasciato un po' più vergine, un po' più intonso, grazie appunto alla profondità, però poter portare appunto i subacquei che possono accedere a queste profondità, poter riportare a visitare questo gioiello del nostro mare. E sul relitto si è formata tutta un ecosistema, quali specie si possono trovare? Ma guarda, è veramente ci sono un'immensità di colori, tutte le spugne, le alghe che hanno formato, animali che hanno formato, appunto, hanno colonizzato le anfore e hanno reso veramente un paradiso. E davvero tra un'anfora e un'altra si sono create chiaramente specie gitane, e si possono trovare, anzi si trova praticamente sempre il gattuccio, astici, mostelle, tantissimi antias che lo ricoprono, quindi veramente è un'esplosione di vita e colori. Una domanda storica, il relitto perché è affondato? C'è qualche ipotesi? L'ipotesi ce le facciamo tutti. Diciamo che se 2200 anni fa, più o meno, questa è la stima, e c'erano le condizioni marine che ci sono adesso, sicuramente si può andare a pensare che sia stata una grossa sventolata da Levante. Le barche ovviamente a un tempo non erano le barche quelle che abbiamo adesso, e questo mare più vento da Levante che da noi, quando picchia forte, e dico Levante perché abbiamo visto una perdita di carico verso, appunto, verso ponente, quindi verso la Francia, che fa presumere che ci fosse vento e corrente da Levante, però sono ovviamente soltanto presupposti. Santo Stefano è ricca di tesori marini, ma tutta la zona fra Imperia e Sanremo, quali sono? Ma allora, sicuramente siamo in un posto molto fortunato, o sfortunato, dipende, perché quando erano affondati di relitti. Abbiamo la presenza di due navi romane, questa e un'altra davanti a Imperia, a una cinquantina di metri. Abbiamo quello forse più conosciuto di tutti, che è il relitto del Fiat BR20, affondato appunto a 47 metri proprio davanti a Santo Stefano, e abbiamo il relitto dell'Atlantide o Regin, a una profondità tra i 60 e i 70 metri davanti a Riva Ligure, il relitto della Tirpitz davanti a Sanremo, a una profondità un po' maggiore, 67-90 metri. Tutti i relitti dalla prima alla seconda guerra mondiale, infatti ovviamente le navi romane, che sono del periodo romano.